Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come ben potete vedere, oggi siamo qua da X-Moto Garage per parlare di un argomento che mi avete chiesto veramente in tanti sempre di trattare, ovvero quali sono i costi di gestione per una moto come può essere una Ducati Panigale V2 come la mia. Quindi quello che andremo a fare oggi in questo video sarà fare una carrellata di tutti quei costi che una moto del genere ha, sia per quanto riguarda l'acquisto che appunto il mantenimento e tutto quello che riguarda quello che può far spendere soldi a un possessore di una moto del genere. E come sempre non perdiamoci in chiacchiere e facciamo questa chiacchierata insieme. Allora ragazzi, per chi non mi seguisse, questa qui in particolare è una Ducati Panigale V2 anno 2020, quindi motore 955 di cilindrata con i suoi bei 155 cavalli, 160 adesso perché chiaramente con la mappatura che abbiamo svolto è salita un pochettino. Comunque si tratta appunto di questo motore che è anche lo stesso che alimentava la 955 prima appunto della V2, ed è una moto che costicchia, nonostante non sia una di quei 1000 superbike da più di 20.000 euro. Comunque il prezzo di acquisto di una moto del genere è altino, parliamo di circa 18.000 euro, e se la volete acquistare usata, purtroppo essendo comunque uscita relativamente da poco, siamo ancora intorno ai 15-16.000 euro. Diciamo che meno di così si fa veramente fatica a trovarla, per cui diciamo che anche per l'acquisto, per quanto riguarda un mezzo usato, non è che ci si salva più di tanto. Quindi una volta acquistata la moto, diciamo che la prima cosa da fare è andare a pagare il bollo, la tassa di circolazione, che è una cosa che diciamo varia da regione a regione, ma che più o meno in realtà poi fondamentalmente cambia poco. Diciamo che entro gli 11 kW si pagano 20 euro per moto del genere, sommando circa 80-90 centesimi per kilowatt a seconda poi della regione. Nelle Marche siamo intorno ai 90-92 centesimi per kilowatt, quindi facendo il conto, quello che mi viene a costare a me un bollo per una moto del genere si aggira intorno ai 120-130 euro, per cui questa qui è la prima spesina che va fatta ogni anno. Chiaramente quello che è un pochino maggiore, diciamo, è quello che va pagato dopo, ovvero l'assicurazione. Per quanto riguarda l'assicurazione per una moto del genere, il discorso è un pochino più complesso. Anche qui cambia parecchio da regione a regione. Chiaramente, come ben si sa, al nord Italia le assicurazioni sono leggermente più basse, ma comunque il discorso è che quello che cambia veramente tanto è se si può applicare la legge Bersani o meno. Cosa significa? La legge Bersani è quella legge che ti permette di assumere la stessa classe di merito di un tuo componente del nucleo familiare, ovvero se un componente del tuo nucleo familiare ha un ciclomotore, tu potrai andare, anche se ti intesti assicurazione moto a te, a prendere la sua classe di merito. Questo cosa significa? Significa che dal momento che mio padre ha la sua moto, io prendo la sua classe di merito, che chiaramente è molto molto più bassa della mia. Per cui se io, senza avere niente, mi andassi ad acquistare questa moto e dovessi farmi l'assicurazione, sarebbe un bel salasso, perché parleremo di 900-1000 euro. In realtà non ho fatto proprio il calcolo esatto, ma dovrebbe essere questa cifra qui, quindi capite che inizia ad essere tantino. Invece grazie a questa possibilità io vado a prendere la sua classe di merito, che è molto più bassa, e quindi diciamo che quello che vado a pagare è qualcosa in più di 400 euro, non tanto. Per cui capite bene che è meno dalla metà e non mi posso lamentare, diciamo. Questo, ripeto, vale se avete un componente del vostro nucleo familiare, importante nucleo familiare, che ha già un ciclomotore. Altra cosa che magari rispetto a un'altra moto è un pochino più alto è il prezzo dei tagliandi per quanto riguarda una moto del genere firmata Ducati, nel senso che comunque un tagliando annuale, che comunque è una cosa che su una moto del genere va fatta praticamente per forza, e potrebbe andarvi a costare, se è fatto ufficialmente in Ducati, dai 300 ai 350 euro, mentre magari se lo venite a fare da qualcuno che conoscete, però sì, risparmiate qualcosina, ma in realtà neanche troppo. Se non spendete 300, magari ne spendete 200, a meno che non siete amici di un meccanico che vi fa un favorone, ecco, questo voglio dire. Siamo sulla stessa fascia di prezzo anche per quello che riguarda loro, ovvero delle gomme buone per una moto del genere costicchiano. Chiaramente ci sono veramente tante tante marche che le producono, ma diciamo che se vogliamo una buona gomma che ci permetta di avere un utilizzo stradale, almeno 300-350 euro bisogna metterceli. E considerando che delle gomme di una moto del genere, diciamo che ti coprono per 6-7 mila chilometri, poi chiaramente anche lì dipende dall'utilizzo che se ne fa, sono 300 euro all'anno di gomme, se si fa quella cifra di chilometri lì. Io poi, utilizzandola veramente spesso, mi capita anche di fare più di questa cifra in un anno. L'ho presa da 2 anni, ho fatto 18.000 km, quindi diciamo che sono 8.000-9.000 km all'anno. Ne ho già cambiate 3, quindi in 2 anni ho speso 900 euro di gomme.
900 euro di gomme, 600 più quelle originali, chiaramente, vabbè, sta di fatto che è una spesa che va tenuta in considerazione prima di acquistare una moto del genere. Ovviamente non dimentichiamoci che oltre ai tagliandi che vanno fatti spesso, sono quelli che vanno fatti per forza ufficialmente in Ducati, chiaramente per mantenere la garanzia che abbiamo dopo un anno o 1000 km, e soprattutto quello dei 12.000, che è quello un pochino più importante, e anche lì diciamo che i prezzi sono quelli lì, controllateli pure sul sito per avere una cifra precisa. Altra cosa ovviamente da tenere in considerazione sono tutti anche quegli altri costi che vanno aggiunti per il mantenimento generale di una moto del genere, nel senso bisogna andare a considerare cose che vai a rompere, cose che vai a usurare, non so, anche un semplice esempio: rompo gli specchietti originali di Ducati, 160 euro, vado a scheggiare un pezzo della carena, bisogna cambiarla, 200, nel senso la componentistica purtroppo di una moto del genere è qualcosa di so expensive, quindi bisogna considerare anche quello. Nel momento in cui poi si va a scegliere anche di andare a fare modifiche, di apportare modifiche alla moto, che possono essere appunto scarico, specchietti, tutte queste cose qui che chiaramente praticamente tutti fanno, e anche qui il discorso è abbastanza costoso. Uno scarico per una moto del genere meno di 1500-1600 euro non lo si trova, si può arrivare a spendere anche 5000 euro tranquillamente, per cui anche questo è da tenere in considerazione. Uno che prende una Panigale ha i soldi anche per lo scarico, beh, a volte uno fa tanti sacrifici per comprarselo, poi magari non ha 4000 euro da metterci in uno scarico, per cui anche questa cosa qui, questi specchietti qua, adesso questi sono un'esagerazione chiaramente, perché cioè la carità è bellissimi, però sono 400 euro di specchietti. Diciamo che tutti i vari gadget, le varie cose costano. Altro tasto dolente sono le spese che derivano dal consumo della benzina. Una moto del genere beve veramente tanto. Considerate che abbiamo varie mappature, varie modalità di guida che utilizzano varie potenze del motore, quindi poi anche quello è abbastanza relativo, dipende dall'utilizzo che se ne fa, dipende quanto si dà gas, quale mappatura uso, eccetera eccetera, per cui ripeto è relativo. Ma se dobbiamo fare un calcolo, considerate semplicemente che facendo una media dei vari consumi, diciamo che una moto del genere arriva a fare 12-13 km al litro, chiaramente ripeto varia molto a seconda della guida che si fa, però siamo lì. Per cui con queste cifre qui si vanno a spendere 700-800 euro all'anno se si fanno 6-7000 km, per cui capite chiaramente che è una cifra che va presa in considerazione anche questa. Purtroppo moto del genere belle, divertenti, quello che vuoi, ma consumano veramente tanto. In totale diciamo che se volete avere questa moto da utilizzare in un anno senza andare a considerare il prezzo di acquisto, siamo intorno ai 2-3000 euro semplicemente per utilizzarlo, per quanto riguarda gomme, tagliando e benzina utilizzabile, senza andare a poi considerare problemi: vado a rompere qualche cosa, vado, cado, la stendo, fare danni. Purtroppo su moto del genere è veramente semplice, e come ho detto prima, anche semplicemente rompere uno specchietto ti va a costare veramente tanto. Per cui spero di avervi chiarito un pochino le idee, di avervi fatto capire più o meno cosa si va incontro quando si sceglie di andare a acquistare una moto del genere. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo che ho fatto un nuovo canale Telegram in cui possiamo andare a parlare insieme di tutto quello che vi pare, vi aggiorno su news, eventi e cose del genere, vi faccio vedere chiaramente tutti i nuovi video in anteprima. Per cui fatemi sapere cosa pensate per quanto riguarda i costi di una moto del genere, lasciatemi un commento, mi piace, arrivederci al prossimo video.